Siete pigri? Non siete dei grandi frequentatori di musei locali o nazionali o internazionali? Beh, a questo punto vi ci porto io e l'abbiamo qua in casa un museo importante, il Museo Francesco Gonzaga, un'istituzione diocesana che contiene tesori. Tra questi un tesoro di terracotta, un tesoro di acciaio e un tesoro di cristallo, scelti appositamente da Omnia Mantova per voi. Andiamo a visitarli e a conoscerli. Seconda puntata di visita al Museo Diocesano Francesco Gonzaga. E stavolta si inizia con una parola strana, difficile, catafratti. Significa appunto uomini in armatura. E nel caso uomini a cavallo in armatura, quindi cavalieri in armatura. Questa è la collezione più importante che esista al mondo. Pensate bene, misconosciuta. Questa collezione esiste, può essere ammirata grazie alle Grazie, cioè al santuario di Santa Maria delle Grazie. Perché? Tutti questi pezzi d'armatura, queste corazze d'acciaio, erano conservate e costituivano proprio anatomicamente diversi manichini polimaterici che stavano nell'impalcata di questa chiesa della palude, sul lago, sul Mincio. E ad un certo punto, nel 1930, Sir James Gough-Mann, che fu il direttore della Reale Armeria di Sua Maestà Britannica, nonché responsabile della Wallace Collection, quindi un grande esperto di corazze e di armature, scoprì che intorno ai manichini delle Grazie non c'erano pezzi di legno, cera, carta, legno e altre sostanze di riciclo, ma armature vere e proprie che si conservarono appunto sino al 1930, data nella quale l'inglese, insieme al rettore del santuario, Don Erminio Carra, decisero di fare una cosa che solo allora si poteva fare, mettere a bollire dentro al preul, nel paiuolo, sopra il fuoco, i manichini che al tic-toc avevano addosso le armature. Perché sono importanti? Perché insieme costituiscono una collezione di armature di periodo gotico, quindi quattrocentesche, alcune sono cinquecentesche, ma il corpus più importante è quello del 400. Tanto per avere un'idea, nel mondo di questo genere originali e complete sono in numero di 17. Qui, al Museo Francesco Gonzaga, sono 12, quindi la maggior parte di questi preziosi oggetti da guerra sono a Mantova. Per farsi un'idea dell'importanza e della ordinarietà di queste armature, che non sono da pompa, cioè da parata, ma da guerra, quindi operative, bisogna andare a rivedere e gustare, ad esempio, le scene del torneo affrescate o in sinopia di Pisanello nel Palazzo del Capitano, Palazzo Ducale, Mantova. Mi piace immaginare che queste armature siano a doppia firma. Beh, intanto una firma che è stampata, è impressa nelle armature, è quella dell'Armeria dei Missaglia, famosissima nell'allora, tra la fine del 300 e il 500, milanesi, direi i più lussuosi, importanti e adatti alla modellazione dell'acciaio per questo tipo di difese. E l'altra firma invece è quella dei Gonzaga,
che donano nel Cinquecento queste armature alla nascente impalcata delle grazie, proprio in forma di ex voto, un ringraziamento alla Madonna per il salvamento e la buona salute. Allora non si scherzava con la guerra. Sempre con Monsignor Roberto Brunelli, direttore del Museo Francesco Gonzaga. Perché questa collezione di armature è così determinante, importante a livello mondiale? Praticamente che si può dire che siano le prime vere armature, perché prima si riparavano come potevano, insomma, ecco. Le prime vere armature sono quelle costruite nel tempo di queste. Ecco, e da noi in Italia sono rimaste, per fortuna, quelle che abbiamo noi qui, e quindi costituiscono davvero un patrimonio che tanti altri ci invidiano. Ecco, noi abbiamo ricevuto richieste, no? Un museo americano ci ha offerto 11 miliardi di lire purché noi cedessimo una armatura delle nostre, una qualunque, a nostra scelta. E perché avete detto no? Perché gli 11 miliardi, sono tanti, ci avrebbero fatto comodo, ma poi in breve tempo sarebbero finiti. Non avremmo più avuto i miliardi e neanche l'armatura. Le armature non sono separabili dai coccodrilli. Ma questo è il più grande, clamoroso, gigantesco che esiste in Mantova o si è conservato in Mantova. Questo coccodrillo, imbalsamato o meglio impagliato, dovrebbe essere quello che pencolava nella Camera delle Meraviglie della Corte Gonzaghesca, poi passato al seminario e finito qua giù. Qua giù, naturalmente, nella palude, la palude di Mantova. Questo è, diciamo, il maxi rispetto al medium che esiste nel Santuario delle Grazie e che ancora è là che oscilla all'ingresso a rappresentare il Leviatano, il demonio, all'ingresso del santuario, quasi ad essere l'avversario della Vergine che invece sta in fondo nell'abside. Coccodrilli impagliati. Una curiosità. In quello che sta alle Grazie, è stata ritrovata durante il restauro, anche per il raddrizzamento del rettile, molta paglia derivata da alghe che erano tipiche e sono tipiche della Palestina. Quando ancora, e qui siamo probabilmente alla fine del XIV secolo, nelle pozze d'acqua, nei laghi cosiddetti o nei mari cosiddetti della Palestina, vivevano ancora i coccodrilli. Ma chi lo portò a Mantova? Probabilmente Francesco I Gonzaga nel suo viaggio in Terra Santa, con un carico di rettili, certamente, e un carico di reliquie della Passione di Cristo e dei Vangeli.